La legge sull'educazione civica prende come punto di partenza la Costituzione come progetto di democrazia, non come realtà, ma come progetto da realizzare, calamandrei, o promessa tradita, boppio. Nel primo anno di sperimentazione, non molti progetti hanno affrontato la carta come tema principale. Allora, se occorre riconoscerne la storia, la struttura, l'ordinamento dello Stato, i diritti e i doveri, non basta conoscere la Costituzione per diventare bravi cittadini. Occorre lavorare sulla Costituzione e riflettere in modo progettuale attraverso ricerche trasversali, distinguendo fra la democrazia descritta dalla Carta e la democrazia malata in cui viviamo. L'insieme dei diritti molti e dei doveri pochi e disattesi, in epoca di ipertrofia dei diritti individuali, faccio e dico quello che voglio. Contro il dovere e la responsabilità sociale, la partecipazione è richiesta specie in epoche critiche, vedi articoli 2, 3 e 4, ci porta all'attualità, alla crisi in atto. Utile riflessione e utile laboratorio di cittadinanza. Inoltre la democrazia descritta dalla Carta è uno dei tre ambienti, il sociale, in cui viviamo, che si intreccia in continuazione in modo inscindibile nella vita e nelle ricerche con l'ambiente naturale, filone 2, e quello digitale, della cittadinanza digitale. In modo dialettico e contestualizzato in base alle loro esigenze, il corso intende fornire ai docenti dei vari ordini occasioni di riflessione e confronto anche sui progetti realizzati lo scorso anno o quelli in corso di preparazione, molti esempi di buone pratiche sperimentate dai vari ordini, più di 7 nuovi filoni interdisciplinari in presenza o in DAD con possibilità di tutoraggio online.